Buongiorno e ben ritrovati con l'edicola di 8 Channel. Andiamo a leggere i quotidiani di oggi, giovedì 2 febbraio. Cominciamo con i fatti nazionali, andiamo a sfogliare Roma, andiamo a leggere innanzitutto la prima pagina. Giustizia, assedio a Del Mastro, questo è il titolo di apertura. Il sottosegretario, l'opposizione chiede le dimissioni, lui solo se mi sfiducia il governo, e la Meloni dice la sfida invece è allo Stato. E poi Germania, la killer in carcere, trova e uccide una sosia per scomparire. Allora andiamo all'interno di Repubblica Nazionale, bene, il primo piano proprio sui fatti della giustizia, sulla sfida sul 41 bis, quindi il caso Donzelli Del Mastro, Nordio non decide ed è bagarre in Parlamento, il guardasigilli alle Camere dopo le rivelazioni su Cospito, atti sensibili ma indaga la Procura, riservo. Il sottosegretario dice lascio se il ministro me lo chiede, Fratelli d'Italia insiste, il PD apre una voragine alla mafia, così dice. No, vabbè, una risata colma di ironico disappunto si leva dai banchi della sinistra non appena il ministro della giustizia Carlo Nordio termina il suo intervento alla Camera. C'è un intervento della magistratura che impone riservo. È questa la frase sul caso Donzelli, Cospito, che innesca l'amara ilarità. Più tardi al Senato il guardasigilli prometterà non ci pareremo dietro la Procura di Roma. PD, 5 Stelle e Sinistra lasciano però per protesta contro la russa l'emiciclo di Palazzo Madama. Il segretario democratico Enrico Letta chiede le dimissioni di Giovanni Donzelli, il vicepresidente del Copasir, e di Andrea Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia, entrambi di Fratelli d'Italia. Movimento 5 Stelle invece PD presentano una mozione di censura e la Procura di Roma appunto apre un'inchiesta in seguito a un esposto proprio del Verde Angelo Bonelli in cui si ipotizza la rivelazione del segreto d'ufficio. Dunque le tensioni sulle intercettazioni tra Cospito e due boss infiammano per il secondo giorno il Parlamento. Ore 16 a Montecitorio, appunto, Nordio dice tre cose. Tutti gli atti riferibili a detenuti in 41 bis sono per loro natura sensibili. Su come Donzelli abbia avuto i documenti sono in corso appunto gli approfondimenti. C'è un'indagine penale in corso, la prima e la terza sono un implicito rimprovero ai due esponenti meloniani. Per il resto Nordio non chiarisce nulla, le intercettazioni citate l'altro giorno in aula erano atti segreti, possono essere richieste dai deputati, c'è stato un accesso al Ministero, niente, invece prende tempo. Occorre verificare il livello di segretezza e se il destinatario potesse divulgarli. Il chiarimento è quindi rimandato alla pluralità di approfondimenti e per questo motivo appunto c'è un'inchiesta proprio della Procura. Andiamo a vedere retroscena, nei dialoghi tra boss anche notizie di reato, il sottosegretario non poteva divulgarli, quindi Del Mastro ha passato al suo collega di partito Donzelli un documento destinato all'antimafia, dalla DNA spiragli sulla revoca del carcere duro a Cospito, e quindi da qualunque lato si prenda la storia dell'intervento in aula dell'onorevole Giovanni Donzelli, per come è nato e per la materia sensibilissima che ne ha costituito il contenuto, è senza precedenti. Forse non un reato, lo stabilirà appunto la Procura di Roma, di certo una palese violazione delle norme basilari che regolano i rapporti tra l'amministrazione dello Stato, il Parlamento, il circuito carcerario e le procedure antimafia, della quale, stando a quanto riferiscono appunto fonti di Palazzo Chigi, il ministro della giustizia Carlo Nordio era all'oscuro. Né basterà al sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove nascondersi dietro la natura amministrativa degli atti che ha passato al collega di partito per provare che erano ostensibili. Nessuna relazione di servizio che riporti anche indirettamente i dialoghi di boss mafiosi reclusi al 41 bis, potenzialmente contenente uno o più notizie di reato, può essere fatta circolare così. E quindi lunedì scorso, quando la direzione generale detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria invia email al Dicastero della Giustizia il file con le relazioni di servizio sull'anarchico Alfredo Cospito, detenuto allora nell'Istituto Bancali a Sassari, sono state scritte dagli operatori del gruppo operativo mobile e dunque
Si indaga sui segreti di ufficio. Andiamo a vedere i punti che riporta proprio Repubblica, la ricostruzione della vicenda. Quindi gli atti sensibili, le conversazioni in carcere tra Cospito e gli altri detenuti al 41 bis riferite da Donzelli in aula sono atti sensibili in una relazione finita sul tavolo invece della Direzione Nazionale Antimafia. E quindi i due amici di Fratelli d'Italia. La seconda sgrammaticatura riguarda il passaggio di informazioni riservate tra Delmastro, sottosegretario alla giustizia, e il suo collega Giovanni Donzelli. E poi l'obiettivo finale qual era? Da parte di Donzelli il fine politico della rivelazione delle conversazioni di Cospito in carcere era quello di accusare l'opposizione di contiguità con terrorismo e mafia, ma questo atto appunto ora è all'attenzione della Procura di Roma. Allora andiamo a vedere ancora il primo piano. Meloni tace sui suoi e difende il governo. La sfida, dice, è allo Stato, serve prudenza. Quindi dopo due giorni di silenzio la Premier telefona in diretta a Rete 4, si aspetta l'esito dell'inchiesta, dice, interna di Nordio, e questi sono i protagonisti, appunto, foti fra il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, difende Donzelli e Delmastro. Invece Nordio, dice, ha avviato un'indagine interna. Mulei potrebbe invece presiedere il gran giurì chiesto dal Partito Democratico. E poi 33 giorni, questa è l'analisi, prima che si decida, ma per Cospito potrebbe essere tardi. Allora, nei primi 106 giorni di digiuno ha perso 45 kg. Bobby Sands morì dopo 66. Se un uomo mite come Colombo dice che il 41 bis è incostituzionale, almeno si discuta. E poi la visita al detenuto del consigliere regionale Suelli, e lui in carcere tiene le polemiche a distanza. Voglio vivere, dice proprio Cospito. Agli anarchici non dico nulla, quindi l'esponente radicale è vigile e non intende fermarsi con lo sciopero della fame. Gli mancano molti fumetti. Queste sono le sue dichiarazioni proprio dal carcere. Allora, andiamo a un altro primo piano che riguarda l'economia. I prezzi rallentano, ma la maxi inflazione sarà lunga da smaltire. Andiamo a leggere l'articolo. Quindi la frenata dei costi energetici limita l'aumento di gennaio al 10,2% dall'11,6% di dicembre. I rincari però continuano a scaricarsi sugli altri beni, tariffe luce e gas, verso il calo del 40%. Andiamo a vedere un nuovo paniere, 1.885 prodotti. L'Istat rileva ogni mese i prezzi al consumo di 1.885 prodotti che costituiscono appunto il paniere, il cosiddetto paniere. Sport e tecnologia quest'anno entrano nel paniere visita medico-sportiva, riparazione smartphone e massaggio estetico. Più biologico, il paniere viene aggiornato anche con una lunga serie di prodotti biologici che include arance, mandarini, mele, pere e kiwi. Quindi è l'inflazione, appunto, abbiamo detto, di gennaio che rallenta dall'11,6 di dicembre, abbiamo detto arriva al 10,1 dell'inizio dell'anno. Quindi se infatti i beni energetici registrano una consistente frenata, soprattutto quelli regolamentati e anche gli alimentari non lavorati passano dal più 9,5% di dicembre al più 8%, tutti gli altri beni resistono e in qualche caso continuano ancora a aumentare. E infatti l'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili, cioè più soggette a rapidi aumenti e rapidi cali, passa dal 5 al 6%. Quindi un mese di transizione, insomma, il mese di gennaio. Il carrello della spesa decelera dal 12,6% al 12,2% grazie alla frenata dei beni per la cura della casa e della persona, ma cresce ancora invece l'indice dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, che passa dall'8,5 al 9 del mese scorso. Quindi nel confronto mensile volano soprattutto i servizi per l'abitazione e gli alimentari lavorati, mentre i beni energetici regolamentari, quindi dunque fortunatamente, crollano. Allora andiamo a vedere
Le altre notizie, andiamo alla politica, l'opposizione, quindi al governo, il Movimento 5 Stelle, più partito, superpoteri a Conte e basta con gli scontrini, dice. Quindi cambia il codice etico, le restituzioni degli eletti finanzieranno il movimento, in beneficenza solo una piccola quota e poi stop alle sanzioni sui cambi di casacca, Raggi vota no e quindi il presidente diventa presidentissimo. Non è un tema all'ordine del giorno, ma seppure lo fosse, con gli aggiustamenti del codice etico votato online dagli iscritti del Movimento 5 Stelle si conferma partito non scalabile, pienamente nelle mani di Giuseppe Conte. Quindi scusatio non petita nel presentare le modifiche agli attivisti, lo stesso ex presidente del Consiglio dice: non sono stati introdotti nuovi poteri in campo al presidente, l'organo apicale di indirizzo politico e rappresentanza legale era il capo politico e quindi successivamente quest'organo è stato modificato in comitato direttivo con l'ultima modifica statuaria. Quest'organo quindi è identificato con la figura del presidente, quindi nuovi poteri proprio all'ex premier Conte, il nuovo codice, vediamolo, dei 5 Stelle, quindi i poteri del presidente, l'organo apicale di indirizzo politico e rappresentanza legale è rappresentato non più dal comitato direttivo ma dalla figura del presidente, l'abbiamo appena letto. E poi le indennità di funzione, a differenza di prima, ora le indennità di funzione TFR degli eletti si potranno tenere in parte, cioè una cifra la cui definizione viene rimandata a un altro regolamento ancora. E poi le restituzioni e scontrini, quindi l'ipotesi è dare 2.000 euro al mese al partito e altri 500 al fondo per la beneficenza, quindi sparisce la rendicontazione di scontrini e spese. Queste sono appunto il nuovo codice etico del Movimento 5 Stelle. Ancora parliamo di politica, cannabis legale o scuola fino a 18 anni, nel PD invece parte la sfida delle mozioni. Quindi andiamo a vedere. Bonaccini dice: energia popolare, la nuova vita nel PD, il partito dovrà avvalersi di osservatori democratici. E per quanto riguarda il fisco invece per Bonaccini serve un'unica imposta progressiva su tutti i redditi e meno tasse sul lavoro, specie se a tempo determinato. Per la Schlein invece riparte da noi, co-segretaria al comitato del PD, non ci dovrà più essere un solo uomo o donna, bensì tutti e due, da eleggere con primarie aperte. E poi difendere la 194, attuare pienamente la legge e andare oltre, garantendo una percentuale di medici non obiettori in tutte le strutture. Pillola abortiva accessibile gratis invece nei consultori, queste sono le proposte. A Bonaccini dunque piace il matrimonio egualitario, Schlein punta invece sulla cosegretaria con alternanza di genere. De Micheli invece chiede un registro antilobby, Cuperlo è per il ritorno del finanziamento pubblico ai partiti e contro la Jobs Act. Allora, questi erano allora gli scenari nei partiti per quanto riguarda i fatti, la politica nazionale. Adesso andiamo a sfogliare il Roma, andiamo a leggere innanzitutto la prima pagina, eccola qui, c'è la cronaca. Supercosca stritola Bagnoli, la Supercosca stritola Bagnoli, quindi il racket, l'ex RAS svela il libro mastro, un patto tra D'Ausilio e gli Esposito. E poi come cambiano i test per medicina, si parte ad aprile, Zuccarelli dice prevedere il fabbisogno di professionisti a 10 anni. Andiamo all'interno quindi a sfogliare il quotidiano napoletano. Braccio di ferro, l'attacco dopo De Luca, CGIL, CISL e UIL criticano la riforma oggi all'esame del governo, Ricci e Sgambati, eccoli qua, dicono no alla bozza Calderoli, Buonavita attenzione a non dividere il paese. E poi al centro pagina c'è Salvini, dice modernità, efficienza e futuro, Pagano, Forza Italia è la garanzia per l'uguaglianza tra tutti.
Quindi ultime limature al testo della riforma delle autonomie regionali. Previsti 10 articoli, l'iter per l'intesa tra Stato e Regioni durerà almeno 5 mesi e quindi andrà avanti il dibattito sul divario proprio tra Nord e Sud. Non mancano medici, mancano specialisti. Andiamo a vedere proprio il presidente, le parole del presidente Zuccarelli, che non vuole un ritorno agli anni 70. Dice: ma lo Stato deve programmare i professionisti che servono. Quindi nuove modalità di ingresso, numero chiuso e carenza di assunzioni sono queste alcune delle criticità che emergono da quel filo sottile che separa la formazione dalla professione. Su questi temi interviene Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici, che dice: la cosa più importante è che si dà al candidato la possibilità di provarlo più volte. Quindi c'è stato questo tentativo di rivedere proprio la metodologia, anche se non sono state riviste le materie. Da chiedersi però, dice ancora Zuccarelli, se una preparazione prettamente scientifica sia in grado di fornirci un buon medico, non dobbiamo forse ricercare altri valori? E dice: con questa metodologia ciò non è stato affrontato, ma sicuramente si tenta di rendere più oggettiva la selezione, rimuovendo la discrezionalità di chi valuta la risposta. E quindi dunque queste le parole proprio del presidente dell'Ordine dei Medici della Campania. Andiamo avanti ancora a sfogliare il quotidiano in Roma. Parliamo del caso Cospito, bufera su Delmastro e Donzelli. Anche qui insomma il caso finisce in Parlamento e Nordio dice: diffusi dati sensibili, e bagarre in Senato, il PD lascia l'aula. E poi sul terzo mandato a De Luca Mastella interviene e dice: ma evitare di avvantaggiare le forze politiche rispetto ad altre, quindi non abbiamo preclusioni ideologiche sul terzo mandato per la presidenza della Regione Campania, ma saremmo assolutamente contrari se adesso seguissero cambi della legge elettorale tesi ad avvantaggiare forze politiche rispetto ad altre. Quindi è proprio così che parla, che dice il sindaco di Benevento, leader di Noi di Centro, e i consiglieri regionali campani Maria Luigia Iodice e Gino Abbate, proprio sull'ipotesi di una riforma che permetta di ricoprire il ruolo di presidente della Campania per una terza volta. Appunto, abbiamo detto, il dibattito va avanti. Andiamo alla cronaca. Santa Maria Capua Vetere, tutto per evitare una contaminazione di natura politica del processo. La Corte d'Assise non ammette Draghi, quindi violenze in carcere, stop dei giudici, Cartabia e Bonafede come testimoni. Quindi la Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso la non ammissione dell'ex Premier Draghi e degli ex guardasigilli come testimoni al processo per i pestaggi e dei detenuti al carcere di Santa Maria. Questo per evitare una contaminazione di natura politica del processo con una sua indebita spettacolarizzazione. La Corte ha escluso quindi dai testimoni anche i politici Maggi e Ferraresi, dei vertici del DAP successiva ai fatti, come l'ex Petralia e il suo vice Roberto Tartaglia e l'ex capo sempre del DAP Carlo Renoldi. Quindi fuori dal processo proprio la politica. Allora andiamo ancora con Roma. Da Benevento, ambiente decentrare gli uffici autorizzativi, quindi per la sezione Confindustria Benevento guidata dal presidente Pancione è proprio una priorità. Ad Avellino tunnel e metro leggera a un passo dall'avvio, per il comune manca poco ma molti commercianti ne hanno scontato il prezzo chiudendo le attività. Allora, sempre per quanto riguarda i fatti del Roma, andiamo a Salerno, lungomare, 84enne ucciso da una moto. Quindi Michele Tabano stava attraversando a un metro dalle strisce pedonali il 56enne sullo scooter, ora è grave, e quindi ancora una vittima proprio sull'asfalto. Si allunga la tragica conta dei morti sulle strade di Salerno pochi minuti prima delle 8 proprio di ieri mattina. All'altezza del lungomare Marconi si è verificato l'ennesimo incidente: un pedone è stato travolto e ucciso da un uomo a bordo di uno scooter. La vittima è un 84enne originario di Rocca d'Aspide ma residente da tempo a Salerno. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.
Ancora andiamo a vedere gli altri comuni, andiamo a Napoli per la cronaca di Napoli, GESAC 56 milioni per interventi green. Il piano firmato appunto per ENAC per una riconciliazione ambientale si parte con un impianto fotovoltaico, quindi nel programma anche la tutela della biodiversità con 1000 alberi per Napoli. A centro pagina città metropolitana, il Gambrinus torna alle dimensioni originali perché oggi la consegna dei locali che gli furono sottratti nel 1940 proprio con la chiusura. Allora, adesso parliamo ancora dei disagi del traffico con la chiusura della Galleria Vittoria, metroferma e cortei, la tempesta perfetta, mattinata di caos totale fino alla riapertura del tunnel e l'amministrazione finisce sotto accusa, quindi la metropolitana ferma, la Galleria Vittoria chiusa almeno fino alle 16:30, il cantiere di Via Marina e il blocco stradale dei disoccupati, il cocktail infernale è servito. Quindi a quella di ieri è stata una mattinata davvero d'inferno per quanto riguarda la viabilità di Napoli. Allora, adesso andiamo a sfogliare, a proposito di Napoli, proprio la Repubblica di Napoli, che apre proprio sulla Galleria Vittoria, quindi che riapre in anticipo, presto altri cantieri, quindi a breve anche l'apertura al traffico della preferenziale in via Colombo, ma il Giro d'Italia lavori in piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele. Allora andiamo all'interno con Repubblica Napoli, con questo primo piano proprio sul caos, viabilità a Napoli, quindi riapre la Galleria Vittoria via i Ponteggi dopo 8 anni, ma resta il rischio ingorgo. Il tunnel liberato quindi nel pomeriggio, un'altra giornata però di disagi, ma tra il 6 e il 17 febbraio il cantiere si sposterà sul tratto di via Colombo. Maresca dice incompetenza e mancanza di programmazione. Metro e cancelli chiusi, il calvario non è finito. Altre 4 prove di 2 mesi, quindi una mattinata, abbiamo detto, da incubo. L'ira dei passeggeri, una vergogna, dicono, non c'è il minimo rispetto per chi è costretto a spostarsi, le facciano di notte queste verifiche. Questi sono gli appelli proprio dei cittadini, dei viaggiatori. Allora, andiamo con le altre notizie, sempre da Napoli. Palazzo Moscati, dopo lo sgombero, museo e alloggi di pregio. Questo è il progetto e le prime ipotesi, appunto, al vaglio del comune, ma gli ex inquilini sono pronti a ricorsi. Oggi incontro a Palazzo San Giacomo. La politica, le tessere sospette del PD, il Nazareno indaga, scattano i controlli da Napoli e a Caserta. E quindi, anche qui abbiamo detto, si indaga. Allora, adesso andiamo da Repubblica Napoli, andiamo a leggere la prima pagina di Cronache di Napoli, che apre sulla cronaca, i Licciardi in marcia su Bagnoli. Questo è il titolo di apertura, l'alleanza che punta anche a pianura, asse con i Carillo Perfetto per sgominare i Marsicano, quindi è un patto tra clan della masseria Cardone, gli Esposito per il controllo dell'area ovest, la cosca dei Giannelli spalle al muro. E poi ad Acerra il caso della donna morta dopo l'operazione chirurgica, la tragedia a Villa dei Fiori, la vittima 46enne di Arzano, sequestrate Salma e cartella clinica. E poi ancora Scampia, durante una gita con parenti e amici, perde la vita soffocato per un boccone di carne. Una gita fuori porta in provincia di Avellino si è trasformata in tragedia, quindi in un ristorante di Serino, comune Erpino, Rosario D'Ambrosio ha trovato purtroppo la morte. E poi a Sant'Antimo, colpo all'interno dell'ufficio postale, danni al bancomat in via Sambuci, rapina all'ufficio postale di via Sambuci, l'unico aperto nel territorio di Sant'Antimo. Oltre al colpo ci sono stati anche danni al bancomat, l'ufficio postale è rimasto chiuso per giorni. Allora, questa era la prima pagina di Cronache di Napoli, adesso andiamo a vedere anche i fatti di Caserta. Andiamo a vedere la prima pagina di Cronache di Caserta. Il pentito tira in ballo il sindaco, questo è il titolo di apertura, Teverola.
il RAS dei Casalesi, in proda, in guai il cugino amministratore e gli imprenditori che affittano i capannoni nella zona Asi. Barbato avrebbe chiesto di fargli incassare l'appoggio elettorale di Cancello. Questa, insomma, se l'inchiesta sulla cronaca che tira in ballo appunto il sindaco Barbato, che resta però non indagato. E poi la testimonianza, quante ore abbiamo regalato, il governatore che abbandona gli eroi del coronavirus, precari a vita i medici assunti durante la pandemia, anche infermieri e amministrativi dopo 27 mesi in prima linea sono stati lasciati senza un contratto. Invece a Marcianise, rapina di un'auto e lesioni, 44enne finisce nei guai, avrebbe travolto la vittima dopo averle sfilato le chiavi della vettura. Zarrillo ora rischia il processo. Allora, questa era cronache di Caserta, andiamo alle cronache di Salerno. Infatti da Salerno il lungomare della morte che apre proprio sull'incidente mortale avvenuto ieri mattina. Tringali dice faccia qualcosa e non si nasconda dietro i soldi. Quindi travolto e ucciso da un centauro, Michele Tabano in tenuta da jogging stava attraversando la strada. La moto guidata da un medico del Ruggi che è ricoverato in gravi condizioni, e poi il dolore della figlia Torrione in rivolta. A centropagina, sempre per da Salerno, un PD tesseramento nel segno di Bonaccini, Pagano il meccanismo online da migliorare. In Campania tensione sui controlli, e poi il presidente della commissione Coscia stasera terminerà i lavori. Allora andiamo a vedere un altro quotidiano salernitano, La Città, la prima pagina, morti sul lungomare, naturalmente la notizia di apertura ancora questo terribile incidente. Salerno, ennesimo incidente in città, scooter travolge appunto l'84enne che stava attraversando, ferita in maniera grave l'investitore che è un medico del Ruggi. Andiamo a vedere le altre notizie proprio in prima pagina. Salernitana la beffa, stangata della FIGC, ricorso respinto e Verdi non arriva. Andiamo a leggere le altre notizie. Da Sarno, bocciatura errata, quindi il TAR lo riabilita e potrà laurearsi. Invece Salerno, eroi del Covid senza il contratto, abbiamo visto la protesta e l'ASL finisce nel mirino. Allora, prima di chiudere con la nostra rassegna stampa, andiamo anche a dare uno sguardo al nostro sito 8pagine.it. andiamo a vedere la prima pagina. Voleva essere solo più bella, è morta a 49 anni. Abbiamo visto la morte della donna nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, e quindi è stata aperta un'inchiesta. Invece ad Eboli, svolta nell'omicidio Solimeno, eseguite 3 misure cautelari. Da Napoli, Punzi va in pensione, nei miei occhi scene straordinarie nel cuore di Napoli. Allora andiamo a vedere i fatti di Avellino. L'inchiesta Sidigas, De Cesare punta al dissequestro delle quote. E poi Avellino e Gianmarconi mania, l'esordio super e segnali playoff per quanto riguarda il calcio. Allora andiamo anche a Benevento, la prima pagina del nostro sito. Il blitz antidroga della Mobile, la Cassazione rende definitive 11 condanne. Montesarchio, la cronaca, droga in piazza Lagarde, 3 persone di Montesarchio arrestate dai carabinieri. Allora un ultimo sguardo prima di chiudere, andiamo a Salerno, quindi Eboli svolta nell'omicidio di Solimeno, eseguite 3 misure cautelari, e poi a Rocca d'Aspide, banditi in azione mentre i proprietari cenano in casa, quindi la paura dei furti e delle rapine resta alta. E poi ladri in azione anche nel Basso Cilento, le indagini dei carabinieri, e poi abbiamo visto anche su tutte le prime pagine dei quotidiani di Salerno l'ennesimo incidente mortale sul lungomare. Salerno non è una città più sicura, questo è l'appello proprio dei cittadini. Bene, noi chiudiamo con la nostra rassegna stampa di oggi, vi ringrazio di averci seguito, buona giornata.